tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Questo sarà un video shopping un po' misto, perché in realtà ero uscita per una cosa, ma come si suol dire, ho raggruppato alla fine più cose e quindi, come al solito, si spende sempre troppo. Ma non mi voglio fare debiti con la bocca, quindi non dico le ultime parole famose, va bene così per un po', però più o meno dovrei essere un poco a posto. Allora, in realtà io sono uscita per questo unico prodottino qui, che è un set dell'erbolario che è uscito adesso, della nuova linea, la rosa purpurea. Praticamente, ragazzi, questo si potrebbe intitolare questo video tutta colpa di Elisabetta R, perché l'ho visto nel suo canale. Ciao Eli, un bacione, lo sai, ti adoro. E praticamente l'ho visto nel suo canale. Ora, era un prodotto che io cercavo da tantissimo, perché lo cercavo proprio così. È quello che io indosso praticamente, ed è un set che veniva proprio così, con questa pochettina così, con la scritta erbolario dietro fatta così, con dentro lo specchietto che è carinissimo, e dietro è fatto in tessuto molto scicchettoso, con questa scritta qui erbolario. È proprio tessuto, è molto 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 bello e fine. È con il burro labbra, fondamentalmente, perché è un burro labbra colorato, come io proprio lo cercavo. Allora, praticamente, a prescindere dal packaging, che è meraviglioso, per me è il prodotto della vita, perché io ho visto su di lei che non era molto performante, cioè che lei diceva nel suo video non è molto carico come rossetto. In realtà io non cercavo un rossetto, ma cercavo questo tipo, perché qua dice rossetto effetto seta. In realtà io lo sento più come un burro labbra colorato, come qualcosa di idratante, di molto molto confortevole, che dà giusto quel tocco di colore. Non è rosso, ha molta influenza di rosa, ora ve lo mostro, e mi è piaciuto tantissimo. Sembra rosso scuro dalla videocamera, ma in realtà no, sulle labbra, vedete, dovete un po' insistere. Prima di tutto è quello che io cercavo, perché avendo le labbra già pigmentate di mio, cercavo qualcosa di molto soft, di molto idratante, che magari, ecco, potessi mettere anche in casa, anche senza trucco, che non fosse eccessivo, ma che allo stesso tempo idratasse. Ma la nota in più, vabbè, a parte il packaging, quindi da portarselo in borsetta, è troppo troppo caruccio, ma il fatto che anche sa di rosa, quella rosa proprio petalosa, quella rosa che voi trovate, mi pulisco perché altrimenti mi sporco di sicuro, quella rosa che voi trovate, a parte il fatto che l'ho visto indosso a lei e mi è piaciuto da morire, perché Elisabetta, se mi stai guardando, ti sta benissimo comunque, a te non piace, ma dici che è chiaro, ma ti sta un amore, quindi me ne sono innamorata. Ma poi in realtà io cercavo questa cosa poco carica, molto idratante, quasi un burro labbra colorato, e l'ho trovato. Tecnicamente, secondo me, mettendo sotto, io non ho fatto ancora la prova, però mettendo sotto una matita o fucsia o rossa, secondo me si trova la pace. Comunque, e sia un rossetto che una sorta di burro labbra e poi sa di rosa, ma non quelle rose artificiali o quelle rose cimiteriali che dico io, di fiori andati a male, no, proprio rosa. Se andate da un fioraio e non usate la rosa, è lo stesso identico profumo. A me piace tantissimo. Ovviamente stavo lì, il mio amore per le pochette, per i profumi, a me questo profumo piace tantissimo. Non sono potuta uscire senza quest'altro set. Ho pagato 26,90 €. C'erano due set. Comunque, ragazzi, io me ne sono innamorata. E ho preso la crema profumata per il corpo, questo è in un formato da 75 ml, comunque per un, seppure andate a fare un weekend, un viaggetto, una cosa, è sciccosissima. Ma poi quello che più c'è, proprio sono impazzita letteralmente. Io non lo so se lo vendono anche singolarmente, ma dovevo averlo. Lo monto qui con voi. A parte la profumazione, che è una profumazione che a me piace tanto, è nelle mie corde, l'ho provata in negozio, mi è piaciuta tanto, cioè
Guardate che cos'è. Come potevo lasciarlo lì, Elisabetta? Come potevo lasciarlo lì? In più c'è questa pochette carinissima. Ovviamente dentro c'è il cartone dove stava. Cioè, non si può, non si può. Cioè, proprio facevo peccato a lasciarlo lì perché è tutto troppo, troppo carino. In più erano rimasti pochissimi set. Allora, una cosa che io volevo dire, che ad esempio non sapevo, voi direte, eri l'unica che non lo sapeva, però a scanso di equivoci mi fa piacere dirlo anche a voi: se andate nei negozi monomarca all'erbolario, loro vi fanno una scheda digitale, dovete dare solo i vostri dati, non vi danno niente di cartaceo, quindi manco il fastidio. E praticamente ogni 10 euro sono un punto. Arrivati a 10 punti avete 10 euro di spesa. Secondo me è conveniente, anche perché visto che l'erbolario raramente mette sconti e mai su tutto, quindi lo avete questo 10 euro su tutta la linea, quindi secondo me è abbastanza conveniente. Nei negozi che rivendono l'erbolario no, soltanto a quanto ho capito nei monomarca ufficiali. Se ovviamente ho capito male, qualcuno cortesemente me lo scrive giù e io ovviamente darò notizia diversa, ma così ho capito. E devo essere sincera, mi sono iscritta io a questo sito in maniera tale che poi andando nei negozi monomarca, mamma, siccome l'erbolario è una marca che io compro, cioè guardate la bellezza di questa crema, il profumo, mi sono dimenticata di dire, è una taglia da 30 ml, avendo io al momento tanti profumi mi è più che sufficiente, ma questa cosa, cioè, no, no, che cos'è ragazzi, io credo che mi ricomprerò il set per avere un'altra in formato così piccolo, perché è meraviglioso come i profumi di una volta, io impazzisco per queste chicche. Poi, sono andata in questo negozio che è Medusa Profumerie, che so che si trova un po' in diverse zone, ma nella mia città è aperto da poco e c'ha delle occasioni di tanto in tanto. E per quanto riguarda le occasioni, ho comprato questo poudre creme e stoffa per le sopracciglia, esatto, sì, di Lancome, pagandolo 12 euro. Mi servivano prodotti sopracciglia, non che volessi cambiare, perché il mio prodotto è il mascara sopracciglia di neve e da quello non mi smuovo, però volevo fare un set da tenere in ufficio e volevo cambiare qualcosina, nel senso che in maniera tale che da provare cose nuove, stava in super offerta, costava praticamente uguale, ho detto vabbè, ora lo provo. Ed è praticamente fatto così. E dovrebbe essere tipo inchiostro, che però mettendolo diventa quasi polvere e simila il pelo. Comunque ci aggiorneremo, perché mi sembrava sciccoso da mettermi in questa pochette da portarmi dietro. In genere quando lavoro o quando arriva l'inverno faccio una pochettina di trucchi di emergenza che ho in macchina o nell'armadietto al lavoro, all'ospedale, quindi ci sta, perché a volte non sempre riesco a truccarmi o mi voglio dare qualche ritocco. Ovviamente ci sarà il video anche sulla pochettina, quindi aspettatevelo. E così, dove metto degli oggettini selezionati, altamente selezionati, e da portarmi dietro praticamente. Ok, ho conservato miracolosamente anche lo scontrino. E poi ho preso, ve li mostro tutti insieme e poi singolarmente, dei prodottini Astra, perché ne sento talmente tanto parlare che mi hanno incuriosito, e quindi ho detto no, devo farlo perché ci sta tutto. E ho preso, adesso vi dico man mano i prezzi, ok, 3,90 euro
Questo qui, sempre il prodottino per le sopracciglia di Astra. Allora, ragazzi, io ho preso il più scuro perché le sopracciglia ce le ho belle scure. Vado veloce perché sinceramente ancora non li ho provati. Quindi poi magari successivamente vi darò le impressioni su quello che ho testato. Poi ho preso da tenere sempre in questa pochettina, volevo qualche prodottino nuovo, qualche prodottino carino, scicchettoso, volevo provare cose nuove, quindi mi sono buttata su Asta, ho detto ne approfitto per provarle perché ne sento talmente parlare sul web ormai da tutti che dico sono l'unica che è rimasta indietro. Poi ho preso questo rossetto Astra Lipstick Matte perché ormai dietro la mascherina ci vuole il rossetto matte, era carinissimo, cioè praticamente sciccosissimo, e questo qui l'ho pagato, cioè sinceramente per i prezzi che Astra ci stanno tutti, 5,90 euro. Ho preso un colore abbastanza neutro, abbastanza versatile, abbastanza sfruttabile, diciamo, e quindi va bene così. Ovviamente, vi ripeto, io non conosco le performance di questi prodotti, questo è solo un video acquisti shopping da anni, nel senso che poi un'altra cosa che mi ha ispirato, soprattutto perché l'ho visto così piccolo, io ero rimasta un po' indietro, nel senso che Nasa mi fa due di fissatori make-up, uno trasparente e uno così. Quello trasparente non mi aveva ispirato più di tanto. Questo non l'avevo ancora provato e dice Shine Control, che è proprio quello, come potete vedere, che interessa a me, e quindi l'ho provato. L'ho preso, sono 50 ml. Al prezzo di 7,90 euro, tutto sommato si può fare, e dovendomi trovare bene, è anche un formato comodissimo da portarsi dietro, da tenere sempre in una pochette trucco di emergenza. Ultimo prodotto pagato 4,90 euro, ho preso questo correttore della nuova linea di Astra, mi ha ispirato tantissimo, io vado direttamente sul più chiaro, ho preso lo 01, io ormai non li provo neanche più perché già so, quest'estate non ho preso neanche un colorito sano perché il sole l'ho visto col lanternino e praticamente se lo vedete così sembra chiaro e pesante, ma se lo vado a sfumare scompare sulla mia pelle. E questo è il dorso della mano, non l'interno, perché purtroppo è forse leggermente rosato per il mio incarnato, però ripeto, sono tutti prodotti che andranno in questa pochette, li proverò prima ovviamente, perché devo avere comunque prodotti di cui mi fidi in questa pochettina, ma fondamentalmente ho detto proviamo qualche prodottino nuovo. Perché io poi non sono amante di avere troppi correttori in scorta, troppe cose, ad esempio il mascara, il correttore, io ne ho aperti uno alla volta, quindi sì, ne avevo qualcuno in scorta, però adesso stavo lì a comprare questi prodotti Astra, quindi ho detto lo metto lì, magari gli altri li uso su base quotidiana a casa quando mi trucco, perché per lo più mi trucco a casa, e insomma poi si vedrà e vi dirò le mie impressioni. Poi ultimi danni da Bottega Verde, perché praticamente mi era arrivato una cartuccia. Mamma mia, si sentono dei rumori dal vicino, sembrano quasi in casa. Chiedo scusa, io sono da sola, quindi tendo l'orecchio. E praticamente mi era arrivata una cartolina da Bottega Verde che avevo degli super sconti. Per cui più uno zaino in omaggio, più un prodotto al 50% non, di quelli non già in saldo, quindi di quelli senza sconto, insomma, mi sono fatta fare. Lo zaino da volantino era rosa, però alla fine non c'era e mi hanno dato questo grigio che è comunque simpatico. Pure anche per i bambini, se voglio mettere un cambio in più del piccolo e tenerlo per emergenza nella macchina, molto versatile con il tascone qua davanti e poi con la classica cerniera, insomma grigio carino, si può dire unisex, visto e considerato che io ho due figli, molto semplice, col tascone grande e questo piccolo davanti, visto e considerato che io ho due figli maschi.
va bene così, quindi l'ho preso volentieri. Allora, premesso che ragazzi, la Bottega Verde sono rimasta indietrissimo, perché proprio perché secondo me ha prezzi un po' esagerati per i prodotti che rivende, io ero rimasta tantissimo indietro, cioè ho visto la nuova linea collagene, è ritornata la linea alla violetta, cioè proprio penso che dovrò ritornare a far danni, anche perché poi tornata a casa mi è arrivata un'altra cartolina con uno sconto su un prodotto che mi ispirava tantissimo, che ho lasciato lì e quindi penso che almeno a prendere quell'unico prodotto a 7 euro e qualcosa tornerò, ma roba di poco. Allora, la mousse. Questa è una nuova mousse che è uscita da Bottega Verde. Io al momento in uso la mousse di Bottega Verde alla Moringa, ma non mi è piaciuta, nel senso che a mio avviso non vale i soldi che costa, anche perché se non mousse, quello che notavo ieri, come potete vedere qui, da 100 ml. Io non so ora questa, ma quella alla Moringa è molto, molto sottile, molto poco montata, come vi devo dire. Quindi io, a differenza delle altre mousse, ne faccio 2-3 pushate. Invece ci sono mousse, come ad esempio quella di Nuxe, come ad esempio quella di Biofficina Toscana, come ad esempio qualcun'altra che ho utilizzato ultimamente, che ne bastava, come quella di Sephora anche, ne bastava una semplice pushata. Invece almeno quella che ho in uso adesso, no, ne ce ne vogliono due o tre, e vi assicuro che in un mese, cosa mai capitata con le mousse, l'ho già quasi terminata. Vabbè, ma ci aggiorneremo poi anche su quella. Diceva, detergente viso effetto bolle, tutti i tipi di pelle, mi ha ispirato tantissimo. Camelia e albicocca, 96% di ingredienti di origine naturale, mi ha dato l'idea di qualcosa di molto molto delicato. Vorrei beccare l'italiano perché già di mio. Super profumato. No, dice solo dove è profumato. Lascia morbida la pelle, vellutata e super profumata. Vabbè, comunque ci aggiorneremo, perché voi sapete che i prodotti che io non riesco a utilizzare. Questa l'ho pagata, vi stavo dicendo, a metà prezzo, a 6,99 euro. Quindi sinceramente ho ritenuto che si potesse fare. Ripeto, se a me la mousse piace, io sarei disposta anche a pagarla a prezzo pieno a 12 euro, 12-13 euro, non ci sono problemi. Però sono comunque meno rispetto alle mousse classiche, che sono in genere di 125 ml. Questa è 100 ml, come l'altra di Bottega Verde. Vi ripeto, l'altra non mi è piaciuta più tanto, ma ci aggiorneremo magari nella skincare routine del periodo o nei terminati. Poi un'altra cosa che puntavo da tantissimo, che alla fine avevo sempre, entravo per prendere questo prodotto e poi magari ne prendevo altri, ma alla fine ho ceduto, sempre a 6,99 euro, a metà prezzo, questo tonico all'avena per peli delicate e sensibili, extra dolce senza alcol, lenitivo, rinfrescante con latte di avena di Tenuta Mastaini. Sta Tenuta Mastaini per Bottega Verde fa un po' tutto, l'uva e il latte di avena fa un po' tutto, vabbè. Fatto così, sono 200 ml. Sinceramente, per il prezzo era buono a 6,99 euro. Io i tonici sono prodotti che consumo come non ci fosse un domani, cioè per me il tonico c'è fisso nella mia skincare routine, ne utilizzo uno la mattina e uno la sera, mi piace utilizzarli diversi. Al momento la sera sto utilizzando quello agli acidi, ma perché divago? Chiedo scusa, oggi è così. Mi sento chiacchierina. Ok, mi incuriosiva talmente tanto. Io però adesso con voi devo sentire, tanto lo metterò in uso fra poco il profumo. È tipo di erbetta. No, il profumo non è granché. Tipo di erbetta. E mi sa di pulito, di un profumo che conosco. Sì, assomiglia tantissimo alla mousse che sto utilizzando, alla Moringa. Comunque, non è male, ci aggiorneremo, vi saprò dire meglio. Poi, questo era il prodotto fondamentalmente per cui ero entrata, che era questo, siccome su di me le creme al miele vedo che performano tanto, stava al 70%,
quindi l'ho pagata 9,90 euro da, aspettate, non so, non mi ricordo se c'è il prezzo originale, c'era sulla cartolina. No, c'è solo il prezzo che ho pagato. Comunque stava quasi 30 euro questa crema, mi ha incuriosito. Dice il range 50-60 anni, ma tanto come Lidl mi ha ispirato tantissimo. Ed era la linea notte per perle normali o secche. Quest'inverno ci andrò a nozze. È fatta così in vetro, molto molto carina. Al miele mi ha ispirato. 50 ml, 12 mesi di pago, un pack bello rossetto. Non la voglio aprire perché c'ho anche altre creme in uso, le maschere notte, quindi l'aprirò questa qui con i primi freddi e ci aggiorneremo. Ma se la apro adesso mi parte il pau, quindi va bene così. Poi un altro, questo è lo scivolone più grande che ho preso, l'ho vista. Adesso si portano tantissimo i prodotti alla vitamina C. Praticamente questa crema dovrebbe fare tutto, fra poco anche il caffè. Dice estratti di bellezza con vitamina C più mandarino più vitamina C, crema viso 3 in 1, antiossidante, illuminante, uniformante per tutti i tipi di pelle. 97% di ingredienti di origine naturale, vegano e 55% di plastica riciclata. È una crema da quanto? 50 ml. Era in negozio, quindi ho potuto sbocciarla. Lo sapete che io, per me, il 70% di un prodotto lo fa il profumo. Se puzza troppo, io non riesco a utilizzarlo. E questa aveva un ottimo profumo gradevole, sempre Palazzo Massaini, c'è scritto qui in fondo. E devo fare una ricerca su questo Palazzo Massaini perché mi incuriosisce tantissimo. È tipo soft touch questa plastica, molto carina, fatta con gli erogatori così, mi dico la verità, mi è ispirato. Al momento sto riprovando i prodotti con la vitamina C. Ah, questa l'ho pagata al 50% sempre a 12,99 euro. Potevo lasciarla lì. Ho lasciato lì le fiale invece, trattamento busto, che sempre venivano al 50%, 12,99 euro. E ho fatto benissimo perché sono tornata a casa. Ho trovato la cartolina di Bottega Verde, la quale mi diceva che potevo acquistarle con quella cartolina a 7,99 euro, quindi le andrò a prendere sicuramente. Ultimo prodotto, devo dire la verità, sono rimasta contentissima, che ho pagato, vi dico subito, 12 euro, ossia a metà prezzo, e questo non era in sconto, era a prezzo pieno. È stato il profumo alla violetta. Allora, questo profumo sa di violetta. Ora, purtroppo su di me i profumi di Bottega Verde non è che siano così performanti, mi è piaciuto talmente tanto che anche solo da spruzzare adesso sui maglioni invernali, nei cassetti, io adoro questo profumo. Io avevo una crema, me la sono mangiata anni e anni fa. Ma credo che andrò, se avrò un altro 50%, mi prenderò anche la crema corpo di questa linea perché io l'adoro. L'adoro. Sa proprio di violetta e non è una violetta troppo talcata, troppo, come vi devo dire, profumo della nonna. No. È una violetta fiorita. È una violetta. Per fiore, se voi andate in un vivaio da chi vende queste piante, la sentite? Ovviamente qui è potenziato come profumo, cioè nel senso non è proprio l'odore originale, ma è l'odore originale un po' più forte, ma è una cosa a mio avviso paradisiaca. Mi è piaciuto tantissimo. Quando ho rivisto la linea della Violetta sono letteralmente impazzita, avrei comprato tutto, ho detto vabbè. Iniziamo col profumo, che era la cosa che più costicchiava, e quindi avevo questo 50% e me lo sono giocato così. Niente, questi sono tutti i miei super acquistoni. Praticamente dovevo, sono uscita per questo sacchettino e mi sono ritirata, che mio marito ha detto che non mi porterà più in giro. Non ve lo dico proprio. I brontoli del marito, e con questo è tutto.
vi saluto. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia. Ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, perché voi lo sapete, io è una cosa che non darò mai per scontato e che ringrazierò sempre. E ovviamente, se state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale. Un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!